Video provenienti da tutto il mondo stanno circolando su internet, facendo ridere gli utenti. Nel video di oggi parleremo di alcuni di questi video divertenti. Numero 15. Un cane ha fatto pipì 3 volte su una giornalista televisiva. Una giornalista televisiva in diretta in Romania ha vissuto uno scenario da incubo durante la sua trasmissione quando un cane birichino ha lasciato il segno su di lei. L'incidente è avvenuto mentre era nel bel mezzo del suo reportage. Senza preavviso, un cane birichino si è avvicinato da dietro e ha fatto pipì sulla sua gamba. Inaspettatamente lo stesso cane ha ripetuto questo comportamento altre 2 volte prima che la giornalista si rendesse conto di cosa fosse successo. Sopraffatta dalla situazione, non ha potuto fare a meno di reagire fortemente, trasformando il suo intervistato in una notizia di prima pagina, anche se non per le ragioni previste. Numero 14. Donne colpite da un giocatore della NFL. La reporter di ESPN, Laura Rutledge, ha avuto un incontro inaspettato durante una ripresa in diretta. Mentre si preparava per il suo reportage, è stata inaspettatamente abbattuta da 2 giocatori. L'incidente è avvenuto durante la partita tra Georgia e UMass ad Athens. Mentre Laura era in telecamera, nel background si stava svolgendo una giocata che ha portato a una collisione tra il running back di Georgia Prather Hudson e un difensore. Dopo l'incidente, Prather ha fatto un tentativo giocoso di flirtare con Laura su Twitter, anche se lei ha gentilmente respinto i suoi approcci. Nonostante la battuta scontata, sembrava che l'approccio di Prather non avesse lasciato il segno. Numero 13. Foto estiva in Russia. Una foto virale dalla Russia ha suscitato una valanga di divertimento online, con molti che la considerano una tipica scena estiva russa. La foto mostra 2 giovani donne in bikini che passeggiano lungo la spiaggia, accompagnate da un uomo più anziano che assume una posa insolita. Ciò che aggiunge umorismo è l'abbigliamento dell'uomo. Pantaloni formali, una cintura e una berretta militare, mentre tiene in mano quello che sembra essere un sacchetto della spazzatura. Le 2 signore sembrano ignare delle sue acrobazie, impegnate nella loro conversazione mentre camminano. Si può presumere che se avessero visto la foto si sarebbero probabilmente unite alle risate di internet. Numero 12. Lisa Devanna combatte con la bottiglia d'acqua. Durante una partita di calcio tesa alle Olimpiadi di Rio tra le squadre femminili australiana e brasiliana, la capitana della squadra Lisa Devanna ha avuto un momento di distrazione quando ha cercato di usare una bottiglia d'acqua. La sua compagna di squadra, Elise Kellon-Knight, è venuta in soccorso, mostrando che anche gli olimpionici hanno momenti umani. La squadra australiana ha alla fine vinto la partita ai rigori dopo 2 ore di gioco e tempi supplementari. La lotta di Lisa con la bottiglia d'acqua ha fornito un momento leggero nella competizione intensa. Numero 11. Donne rubano mazza da golf. A Biloxi, Mississippi, una donna è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza mentre rubava mazze da golf dal prato anteriore di un residente in pieno giorno. Il video ha mostrato la donna bussare alla porta d'ingresso, apparentemente controllando se c'era qualcuno a casa, e poi scappare con le mazze da golf, caricandole su un pick-up guidato da un complice non visto. Il proprietario di casa ha successivamente dichiarato che entrambi i ladri erano stati arrestati e ha chiesto comprensione e preghiere invece di giudizio. Numero 10. Celebrazione con salto mortale. La superstar del calcio australiano Sam Kerr è stata notevolmente assente dalla lista dei vincitori agli ultimi FIFA Football Awards, suscitando parecchie discussioni tra fan e osservatori. Nonostante la sua stagione eccezionale, Sam è stata superata da Marta Vieira da Silva, del Brasile, che è stata incoronata FIFA's Women World Player of the Year. I traguardi di Sam includevano aiutare la sua squadra a raggiungere il 4º posto nel ranking mondiale, arrivare alla finale della Coppa d'Asia e battere il Brasile di Marta 2 volte. Ironia della sorte, Marta stessa ha votato per Sam ai premi. Numero 9. Donne che cavalcano uno struzzo. Un video virale di una donna che cavalca sulla schiena di uno struzzo ha suscitato una serie di reazioni sui social media. Nel video condiviso su Instagram si vede una giovane ragazza seduta su uno struzzo all'interno di un ampio recinto chiuso. Quando l'istruttore dà una pacca sulla schiena dello struzzo, l'uccello parte correndo a tutta velocità attraverso l'aria. Mentre alcuni lo trovano emozionante, molti altri hanno criticato la corsa dello struzzo.
I commentatori hanno espresso preoccupazioni per lo struzzo, sostenendo che fosse ingiusto nei confronti dell'animale. Il video ha scatenato dibattiti sull'etica dell'usare gli animali per tali attività. Numero 8. Donne rovesciano birra sul marito. Durante una partita dei Los Angeles Dodgers, una coppia tifosa di squadre rivali si è trovata sulla kiss cam del Dodger Stadium. Invece di un bacio, hanno sorpreso la folla versandosi della birra addosso. La donna, indossando un cappello dei San Francisco Giants, ha notato per prima la telecamera e, con entusiasmo, ha persuaso il suo compagno, che indossava un cappello dei Los Angeles Dodgers, a partecipare. Entrambi sembravano preparati per questa singolare interpretazione della kiss cam. Hanno preso le loro birre piene contemporaneamente e, in un unico movimento fluido, si sono rovesciati birra a vicenda. La folla ha applaudito e ha guardato con stupore mentre la coppia alzava le braccia. Numero 7. Palla di neve in faccia. Durante una trasmissione in diretta a Milwaukee, la reporter Amy DuPont ha vissuto un momento inaspettato quando è stata colpita in faccia da una palla di neve lanciata dal suo fotografo. Il fotografo non aveva intenzione di colpirla in faccia e si è prontamente scusato per l'incidente. Anche se la reporter Amy DuPont è rimasta illesa, ha menzionato di aver rischiato di perdere un ciglio finto durante l'incontro inaspettato. Numero 6. Giornalista contro pozzanghera. Durante un servizio sulle nuove costruzioni a Costessey per Master TV, la reporter Laura Hewitt ha avuto un incontro inaspettato con una grande pozzanghera. Mentre stava facendo il suo pezzo davanti alla telecamera, una macchina in transito l'ha schizzata con acqua da una sporca pozzanghera. Nel bel mezzo della sorpresa, Lauren ha perso la calma e alcune espressioni colorite sono state riprese dalla telecamera. Nonostante abbia cercato di ripararsi con un ombrello, è finita piuttosto bagnata, esclamando che l'acqua le stava scendendo lungo la schiena. Numero 5. Presa straordinaria. Una notevole presa effettuata da una raccattapalle in una partita di Lega Minore, dove ha corso e saltato su un muro per afferrare una palla da baseball in volo, è stata rivelata essere uno stratagemma abilmente messo in scena. Il salto spettacolare è stato reso possibile grazie all'uso di cavi e le riprese sono state modificate con scene reali di una partita dei Fresno Grizzlies. Lo stunt è stato eseguito da una stuntwoman addestrata con un pubblico di centinaia di fan che l'ha applaudita dopo la partita. Questa cattura, apparentemente miracolosa, fa parte di una pubblicità virale per Gatorade, un'azienda di bevande sportive. Numero 4. Scivolone sul divano a forma di banana. Durante uno spettacolo canoro in diretta in televisione tedesca, due interpreti hanno preso posto su un palco a forma di banana per iniziare il loro numero. Tuttavia, è accaduto l'imprevisto quando uno dei cantanti è scivolato fuori dal divano, rompendo anche una banana finta nel processo. Rapidamente la sua collega gli ha dato una mano per rialzarsi e hanno continuato la loro esibizione con calma, resistendo alla tentazione di scoppiare a ridere. Numero 3. Reporter delle notizie interrotta da un uomo mascherato. Nel bel mezzo di una trasmissione in diretta, la reporter di ABC Action News, Sarina Fasan, si è trovata ad affrontare un'interruzione inaspettata da parte di un individuo mascherato. Quest'uomo non si è identificato, con una maschera a coprire il volto e la maglietta alzata fino a metà. Ha iniziato a urlare in macchina mentre manteneva un atteggiamento stranamente allegro. Quello che ha reso questo episodio particolare è stata la notevole calma di Sarina. Invece di mostrare paura, ha calmamente fatto segno all'uomo mascherato di spostarsi con un'espressione alquanto infastidita e ha ripreso senza intoppi i suoi compiti di reporter. La calma reazione di Sarina all'interruzione è diventata un argomento di discussione, sottolineando la sua professionalità di fronte a una situazione inaspettata. Numero 2. La risata dell'Anchor Woman suona esattamente come un bollitore che fischia. Mentre conduceva un programma TV in diretta, un Anchor Woman ha fatto una battuta che ha fatto scoppiare in risate la sua collega. Quello che ha reso questo momento particolarmente degno di nota è stato il suono distintivo della sua risata. Cedric the Entertainer. Spesso paragonato al fischio di un bollitore che bolle. Inizialmente, cercando di mantenere la calma e continuare il programma, le risate contagiose alla fine si sono rivelate troppo contagiose. L'Anchor Woman non ha potuto frenare il proprio divertimento e si è unita alle risate, risultando in un attacco di risate in diretta. Numero 1. La mascotte del Thunder ha spaventato i Blazers. La mascotte del Thunder di Oklahoma City, Rumble, ha realizzato uno scherzo esilarante che è diventato virale. La reporter dell'NBA Brooke Olsedam
ha avuto il terrore della sua vita quando Rumble si è avvicinato da dietro mentre stava per entrare in diretta. La mascotte del bisonte è rimasta immobile per un momento, fissando la telecamera prima che Brooke si rendesse conto che qualcuno si trovava dietro di lei. Spaventata, si è rapidamente girata, solo per scoprire che Rumble era a pochi centimetri da lei. La reporter è rimasta inizialmente scioccata, ma presto ha visto l'umorismo nello scherzo. Qual è stato il video più divertente per voi? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su. Se ne volete vedere altri, allora cliccate su uno qualsiasi sullo schermo. Oppure date un'occhiata al canale. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima!